La gente è sempre più sensibile ai diritti degli animali da allevamento, alla sostenibilità della produzione del cibo e alla necessità di un uso prudente e responsabile degli antibiotici. Per fare la sua parte, il consumatore cerca cibi di origine animale, come la carne, il latte ed i suoi derivati, provenienti da allevamenti sostenibili, che producono pochi inquinanti, consumano poca energia o addirittura la generano, e dove gli animali conducono una vita molto simile a quella che avrebbero avuto in natura, ma senza gli svantaggi dell'ambiente selvaggio. La gente pensa che mangiare carne e bere latte di animali che non hanno sofferto e che sono allevati assecondando il ciclo naturale delle cose faccia bene alla propria salute psicofisica. Il consumatore è disposto a pagare di più per cibi prodotti in questo modo, permettendo così agli allevatori di aiutare gli animali e l'ambiente. Noi di Ruminanzia abbiamo costruito un modello ideale di allevamento delle bovine da latte che abbiamo chiamato stalla etica, dove produrre latte etico. Un approccio olistico, o meglio integrato, di allevamento del futuro, dove contemporaneamente vengono applicate nuove conoscenze di genetica, nutrizione, gestione, sanità ed ambiente, finalizzate al benessere e alla sostenibilità della produzione del latte. Se si deve ridurre al minimo l'uso dei farmaci, si devono selezionare bovine naturalmente più resistenti alle malattie, più fertili e longeve. Le bovine che vivono negli ampi spazi privi di costrizioni previste dalla stalla etica possono esprimere il loro naturale comportamento ed essere più fertili, più sane ed al riparo da predatori e disagi atmosferici, come il caldo eccessivo ed il freddo. La vaccinazione, l'igiene, la biosicurezza ed il comfort ambientale riducono all'indispensabile l'uso dei farmaci. Per ridurre al minimo la produzione di sostanze che dai liquami possono inquinare la terra e le acque, la nutrizione delle bovine deve diventare di precisione e quindi utilizzare la minima quantità di nutrienti necessari per soddisfare i loro fabbisogni nutritivi. Le stalle etiche sono molto grandi, per cui possono ospitare impianti fotovoltaici, solari termici e fornire liquami ad impianti di produzione di biogas e biometano. Queste stalle possono quindi essere unità di produzione di energia elettrica e biocombustibile, in grado di generarne una quantità superiore a quella che devono utilizzare. Gli impianti di biogas, alimentati solo con i liquami, possono inoltre produrre un ottimo concime naturale. I liquami prodotti dalle bovine, prima di essere smaltiti nei campi, vengono accumulati in grandi vasche di stoccaggio, dove, fermentando, possono produrre grandi quantità di gas serra. Le stalle tipo compost barn sono molto grandi e prevedono superfici di riposo di oltre 20 metri quadrati a capo, dove le feci e le urine non vengono rimosse, ma fatte asciugare per movimentazione. Solo i liquami che si accumulano nelle zone dove le bovine mangiano vengono rimossi, portati nelle vasche di stoccaggio e poi dirottati negli impianti di biogas. L'alimentazione di precisione, la gestione attenta delle vasche di stoccaggio del liquame e l'uso di lettiere tipo compost barn, ma anche di cuccette, permette la riduzione al minimo delle produzioni dei gas serra. Quindi, stalle etiche dove produrre il latte etico, con il quale produrre formaggi, latte da bere, yogurt e gelati etici.